Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura, torniamo a parlare della vicenda 14, perché questa mattina, si è, svolto a Teramo, nella sede della prefettura, un vertice tecnico-operativo indetto da Viabilità Italia per far fronte all'emergenza traffico mezzi pesanti sulla statale 16. Tra le ipotesi di itinerari alternativi si sta vagliando il dirottamento dei tir da Bologna sulla A1, mentre localmente si pensa al transito sulle strade provinciali. Però è di oggi la notizia della rottura proprio di una provinciale, la SP28, nel tratto che collega l'uscita dell'A14 alla statale 16. Allora andiamo a vedere insieme il servizio di Tania Bonnici Castelli. Su richiesta del prefetto di Teramo, Graziella Patrizi, il presidente di Viabilità Italia, Giovanni Busacca, ha indetto questa mattina nella sede della prefettura di Teramo una riunione tecnico-operativa per individuare possibili soluzioni per reinstradare il traffico pesante in transito lungo l'A14, sia da nord che da sud. All'incontro hanno partecipato, con i funzionari prefettizi delle province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Ancona, Pescara, L'Aquila, Chieti e Foggia, i vertici della Polizia Stradale, dell'ANAS e i referenti delle associazioni dell'autotrasporto. L'impossibilità per i mezzi pesanti di percorrere il viadotto del Cerrano rappresenta una vera catastrofe economica nazionale, equivalente al crollo del ponte Morandi. Per questo è necessario trovare urgentemente itinerari alternativi di lunga e media percorrenza. Siamo qui proprio per lavorare sulle lunghe e medie percorrenze, per trovare dei percorsi alternativi, per alleggerire. Quindi noi daremo delle indicazioni. È chiaro che non possiamo imporre nulla, ma possiamo dare delle indicazioni e metteremo in campo tutte le possibilità, aiutati da società autostrade, tutte le possibilità e i canali informativi per informare su questi percorsi alternativi. Tra le ipotesi al vaglio del vertice tecnico sulla lunga percorrenza, si è orientati al dirottamento dei tir una volta arrivati a Bologna verso la 1, l'autostrada del Sole, mentre localmente si chiede alla provincia di Teramo di fornire un reticolo di strade provinciali percorribili. Poi io ho chiesto anche al presidente della provincia di fare un tavolo con i sindaci per trovare sul traffico residuale di tir dei percorsi alternativi sulle brevi percorrenze. Quindi lavoreremo un po' a 360 gradi. Spero che troveremo insomma delle soluzioni adeguate. Siamo tutti quanti proprio per fare fronte comune e per cercare, quantomeno in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria, di risolvere e di alleggerire la problematica dei comuni costieri, in primo luogo di Silvi, insomma. Ma proprio mentre si sta considerando il passaggio dei mezzi pesanti non più sulla statale 16, ma sulle strade provinciali di Teramo, ecco arrivare la notizia della rottura del tratto della SP28 che collega l'uscita dell'A14 con la statale 16. E restiamo proprio a Teramo perché sempre questa mattina c'è stato un incontro fra Regione e sindaci dove il presidente Marsilio ha firmato i decreti che assegnano 56 risorse aggiuntive all'USR. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. 56 nuovi dipendenti negli uffici comunali delle amministrazioni del cratere. È ciò che emerge dal vertice sulla ricostruzione di questa mattina a Teramo, dove il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha dato il via libera alle nuove assunzioni. Vincenzo Rivera, dirigente dell'ufficio speciale per la ricostruzione di Teramo a seguito del sisma del centro Italia del 2016 e del 2017, fa sapere che ad oggi sono ancora aperte 1900 pratiche. Per quanto riguarda le prime case, comunica Rivera, siamo arrivati a istruire intorno alla pratica 1300 e nel giro di 3 mesi saremo in condizioni di rispettare i tempi del procedimento. C'è però un considerevole arretrato per le seconde case, prosegue il dirigente, ma ciò è imposto dalla legge perché è previsto dai criteri di priorità.
In totale il 2019 si è concluso con 490 decreti rispetto ai 130 del biennio precedente. Credo che un cambio di passo sia stato registrato, conclude soddisfatto Rivera. Si può dire che la ricostruzione stia davvero partendo. Il presidente della provincia teramana, Diego Di Bonaventura, è meno fiducioso. Roma deve nominare un sottosegretario per la ricostruzione, ha dichiarato il presidente. Se non ce n'è uno che se ne occupa realmente nei palazzi romani, la ricostruzione rimane dove è partita dal 2016. Di Bonaventura poi si è speso anche per i paesi e le città al di fuori di quella che è considerata la zona terremotata. Nessuno parla dei tanti comuni che sono al di fuori del cratere, ha affermato il presidente provinciale, ma che hanno gli stessi problemi di quelli all'interno. Ed ora una notizia gravissima, perché un ennesimo incidente sul lavoro in Abruzzo, questa volta a Tocco da Casauria, dove un operaio di 26 anni è morto per le ferite riportate precipitando da un'altezza di circa 12 metri mentre era al lavoro su un capannone dell'area industriale, capannone in corso di smantellamento proprio a Tocco da Casauria nelle aree della ex Merker. Soccorso dai sanitari del 118, è stato rianimato sul posto dopo un arresto cardiaco, stabilizzato dai medici e dagli infermieri e poi portato all'ospedale di Pescara, dove però è espirato poco dopo. Sono in corso gli accertamenti da parte della compagnia carabinieri di Popoli per ricostruire quanto accaduto. Sul posto anche il personale dell'ASL, gli ispettori del lavoro. Proseguiamo ora con il nostro telegiornale, continuiamo a parlare di lavoro e continuiamo a parlare degli strascichi di un altro incidente sul lavoro, quello accaduto alla Sevel di Atessa. Secondo sopralluogo per i consulenti incaricati dalla Procura di Lanciano, i periti cercano di ricostruire dinamica e cause dell'incidente mortale avvenuto lo scorso 3 di gennaio. Intanto sindacati e aziende dell'indotto premono per un ritorno veloce della produzione a pieno ritmo nello stabilimento FCA che produce il Ducato. Vediamo il servizio. Si ripercuote anche nell'indotto il calo di produzione della Sevel, che ha messo in cassa integrazione ordinaria parziale 700 operai a seguito della morte del manutentore di Sinergia, Cristian Terilli. Anche i trasfertisti sono stati fermati nelle rispettive aziende di provenienza del gruppo FCA fuori regione. La UTE 1 di Lastratura, luogo dell'incidente mortale, è ancora smontata da quel tragico 3 gennaio. La produzione dei veicoli commerciali leggeri si ferma a circa 900 unità al giorno rispetto alle solite 1.200, una brusca frenata di quasi 3 settimane che coinvolge anche i 13.000 addetti dell'indotto della fabbrica del Ducato, dove le aziende automotive stanno sospendendo i contratti con gli interinali. L'appello di sindacati, aziende e lavoratori è quindi rivolto alla magistratura inquirente a fare presto per poter far ripartire a pieno ritmo la produzione in Val di Sangro. Per rimettere in moto l'unità tecnologica elementare, infatti, occorreranno diversi giorni di lavoro. Nel frattempo in Sevel sono tornati per il secondo sopralluogo luogo i consulenti della Procura di Lanciano, che indaga per omicidio colposo. I periti sono rimasti sul posto fino alle 17 circa per i rilievi metrici e scatti fotografici. Erano accompagnati dai carabinieri della stazione di Atessa, presenti anche i consulenti dei 6 indagati, i responsabili legale della sicurezza di Sevel, Comau, FCA e Sinergia. I controlli si sono svolti lungo la linea delle fiancate sinistre, dove un castelletto di traslazione è finito all'improvviso addosso al manutentore, schiacciando la schiena. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Comune di Pescara sul caso Pescara Porto, soddisfatto il sindaco Carlo Masci, che in passato da consigliere d'opposizione aveva criticato l'opera. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Non ci sarà la trasformazione da uffici ad appartamenti. Il Consiglio di Stato infatti ha confermato il pronunciamento del TAR in merito al complesso edilizio di Pescara Porto, negando così alla società la possibilità di incassare un altro cambio di destinazione d'uso che avrebbe consentito di realizzare appartamenti vista mare sul sito pregiatissimo della ex Edison, proprio a fianco alle aree dell'ex Cofa. La sentenza del TAR ha anche stabilito a suo tempo che già il primo pronunciamento
documento relativo al permesso a costruire per il progetto di Pescara Porto avrebbe dovuto essere di competenza del Consiglio Comunale e non passare soltanto, come era stato, attraverso un semplice atto dirigenziale. Il caso è ben più ampio rispetto a una sentenza, perché le tematiche che sono state trattate in Consiglio Comunale, credo che tutti ricorderanno, hanno visto protagonisti alcuni membri dell'opposizione in maniera forte. A quel tempo io e il Presidente Antonelli eravamo l'avanguardia di una posizione che era quella che il Comune non dovesse concedere questo cambio di destinazione d'uso, e alla fine l'amministrazione ha sostenuto questa tesi con grande fatica e alla fine evidentemente avevamo ragione. Il sindaco di Pescara, a proposito della vicenda ex Cofa e dell'università, ha voluto chiarire quale sarà il futuro di quelle aree. Su quel punto ci sarà l'edificazione che ci doveva essere, purtroppo in relazione a quella legislazione nazionale. Per il resto l'ex Cofa è un discorso aperto per quanto riguarda lo sviluppo. Perché? Perché è un'area regionale, abbiamo avviato discorsi, i cittadini su una cosa possono stare tranquilli: su quell'area non ci sarà un'edificazione privata, ma ci sarà soltanto uno sviluppo pubblico per migliorare la qualità della vita dei pescaresi. Torniamo a Teramo nel ricordo di San Luigi de Sales. La diocesi di Teramo Atri ha festeggiato il patrono dei giornalisti incontrando il vaticanista Rai Enzo Romeo. I temi trattati dal caporedattore del TG2 sono stati quelli della memoria e delle fake news. Sentiamo. La diocesi di Teramo Atri ha festeggiato a Palazzo Vescovile San Luigi de Sales, protettore dei giornalisti, e lo ha fatto ospitando Enzo Romeo, noto vaticanista Rai, attualmente caporedattore del TG2. Il tema è stato quello della memoria storica, che è vita e come tale va raccontata e preservata con cura. Come si racconta in maniera giusta la storia? Lo sapessi, dobbiamo ogni giorno cercare di capirlo, intanto cercando di rimanere aderenti alla verità, per quanto questo sia possibile, perché sappiamo che poi non c'è soltanto un'oggettività nel racconto, ma ci sono le sensazioni personali che incidono, no? Io la storia la vedo in un modo, un'altra persona la può vedere in un altro modo, però quello che è importante è che ci sia la memoria, che un po' rischiamo di smarrire. La categoria dei giornalisti è un po' sofferente in questo momento. Assolutamente sì, anche proprio per quello che dicevo. L'era digitale, che sembrava che dovesse introdurci in una sorta di paradiso terrestre dell'informazione, perché finalmente si poteva con pochi mezzi fare ciò che prima invece era necessario fare attraverso operazioni costosissime, e quindi far sì che tutti noi potessimo comunicare con pochi mezzi materiali ma in maniera efficiente, ha avuto poi un boomerang, un ritorno devastante, perché si è creata questa idea falsa che non serve più il giornalista, che tutti possono in fondo essere giornalisti, tutti possono fare informazione. Questo ha deprezzato il lavoro giornalistico, si crede oggi che in fondo non sia più necessaria questa professione, sbagliando, perché invece proprio in questo mare magnum di notizie serve qualcuno che sappia indicare una direzione, che sappia usare gli strumenti della comunicazione. La vita si fa storia in ogni notizia che ogni giorno i giornalisti raccontano, ha poi sottolineato il vescovo di Teramo Lorenzo Leuzzi, e su questa categoria di professionisti nella giornata della comunicazione sociale arriva puntuale la benedizione di Papa Francesco. E a proposito di memoria, il genocidio dei Rom e i campi di concentramento in Abruzzo, se ne è parlato a scuola nell'Istituto Comprensivo Umberto I di Lanciano con lo storico Gianni Orecchioni nell'ambito delle iniziative organizzate per il Giorno della Memoria. Vediamo. È possibile raccontare l'orrore dell'Olocausto a giovani studenti, parlare della Shoah e del Giorno della Memoria, anche se lontani dal periodo storico che si sta studiando, per un futuro migliore. Il Giorno della Memoria, che cade il 27 gennaio, è una commemorazione non soltanto della Shoah, ma anche delle leggi razziali approvate sotto il fascismo, di tutti gli italiani, ebrei, sinti, rom, omosessuali, che sono stati uccisi, deportati ed imprigionati, e di tutti coloro che si
si sono opposti alla soluzione finale voluta dai nazisti, spesso rischiando la vita. Una settimana densa di incontri e riflessioni, soprattutto nelle scuole. A Lanciano, l'Istituto Comprensivo Umberto I ha proposto un incontro con lo storico Gianni Orecchioni per riflettere e conoscere sui campi di internamento in Abruzzo, mentre il giovane Gennaro Spinelli, musicista e in prima linea nella divulgazione della cultura rom, ha raccontato il suo viaggio ad Auschwitz in un genocidio di un popolo ancora poco conosciuto. 500.000 di rom e sinti furono sterminati. La professoressa Rosetta Madonna. I giovani vogliono conoscere, sono molto interessati a leggere, a scoprire quello che è stato. Hanno letto spesso, leggiamo ogni anno il diario di Anna Frank, leggiamo ogni anno Se questo è un uomo di Primo Levi, e quest'anno abbiamo portato nelle classi anche l'ultimo scritto di Liliana Segre. E l'Abruzzo a partire dal 1940 e fino al 1944, per i luoghi impervi, la scarsa concentrazione abitativa, la scarsità delle vie di comunicazione, ha rappresentato una delle regioni che più delle altre aveva tutti i requisiti richiesti dal Ministero dell'Interno per istituire campi di concentramento e località di internamento. Gianni Orecchioni. Il numero di internati e di confinati politici in Abruzzo sia di gran lunga il più alto d'Italia. Se poi si considera che l'Abruzzo fa parte di un contesto al quale si può aggiungere benissimo il Molise e le Marche, quindi questa asse, diciamo, della costa adriatica, diciamo che la gran parte dell'internamento italiano era su questa zona. Preziose le riflessioni di Gennaro Spinelli, 27 anni, rappresentante della comunità rom italiana, che ha fatto parte della delegazione che si è recata ad Auschwitz. Giro il mondo suonando, giro il mondo condividendo la mia storia con tutti gli altri. Finalmente sono tornato a casa mia a Lanciano a raccontarlo. Il capogruppo dell'UGC al comune di Pescara, Massimiliano Pignoli, e l'assessore con delega all'ascolto del disagio sociale, alla terza età e all'associazionismo, Nicoletta Dinisio, hanno tenuto questa mattina una conferenza stampa per illustrare l'iniziativa che prevede la richiesta di prolungamento dell'apertura del dormitorio sociale di via Lago Sant'Angelo. Vediamo il servizio. Estendere l'apertura del dormitorio sociale di via Lago Sant'Angelo a tutto l'arco dell'anno, questa è la proposta che arriva dall'UDC, dal capogruppo Massimiliano Pignoli, che questa mattina ha ascoltato anche l'assessore al disagio sociale Nicoletta Dinisio. Una proposta fattibile, Pignoli? Nulla osta rispetto a questa tematica, ovviamente sentendo il parere positivo anche degli assessori, quindi adesso si parterà a un secondo livello, cioè sarà quello di mettersi intorno al tavolo e sarà quello di concordare con chi gestisce praticamente attualmente per il piano freddo via Lago Sant'Angelo, ex scuola, per vedere se questa proposta anche da parte loro ha le gambe per camminare. Che cosa produrrà questo stato di fatto? Beh, sicuramente un miglioramento del decoro urbano nella città di Pescara, perché attualmente è l'unico dormitorio disponibile per, non voglio definirli crociarli, perché non sono soltanto loro, lì ci sono anche padri di famiglia che hanno perso il lavoro, che hanno perso la casa, ci sono donne che ovviamente si trovano nella stessa condizione, insomma, di queste persone che vivono uno stato sociale abbastanza difficile, dicevo, potremmo evitare un miglioramento, come ho detto prima, del decoro urbano, perché la Caritas ha dei posti limitati, quindi la Caritas li ospita per 15-20 giorni e poi fanno a turno, e queste persone sono costrette quindi poi con i sacchi a peli a invadere, tra virgolette, la nostra città, quindi davanti alla stazione, quindi i parchi, le panchine, eccetera. Certo, non risolverò il problema nei crociard a Pescara, sarei un pazzo nel definire questo. Sicuramente un'attenuazione del problema ci sarà sicuramente. E On the Road è riuscito a dare delle buone regole. E dobbiamo dire che oggi Pescara si ritrova con meno crociard. Certo, ci sono ancora tante altre persone che per scelta non vanno lì a dormire. Noi ci aspettiamo sempre in un miglioramento, però oggi possiamo dire che per la prima volta siamo riusciti anche a correggere quelli che erano prima i fastidi. Per esempio, fino all'anno scorso si è parlato che anche il vicinato aveva dei problemi con queste persone, invece oggi possiamo dire di avere avuto ottimi risultati.
Voltiamo pagina, adesso la cultura, sorpresa ed entusiasmo alla prima della Divina Commedia Opera Musical al Teatro Massimo di Pescara, il Colossal, sarà in scena fino a domenica. Vediamo il servizio di Giuseppe Carriera. Guidami, maestro! Ho bisogno di iniziare questo viaggio. Un commento su questa Divina Commedia. È stupendo, stupendo, meraviglioso. Divina veramente, in tutti i sensi, perché è meravigliosa. È la seconda volta che la vedo, l'ho vista l'anno scorso e sono tornato a vederla perché merita veramente di essere vista e rivista. Scenografia spettacolare, voci meravigliose. Molto interessante anche la scenografia, molto coinvolgente e particolare. Obiettivamente è stata strutturata bene anche la presenza di Virgilio con la sua guida per Dante. Bellissimo, è strutturato benissimo con degli effetti stupendi, divino insomma. A me piace molto, non me l'aspettavo così bello. Straordinario. Le tre dimensioni è un fenomeno, fenomenale. E chi ha fatto questo, lo scenografo, gli darei 10. Dopo il debutto a Isernia, la Divina Commedia Opera Musical torna a Pescara e lo fa sorprendendo il pubblico in una nuova versione ricca di novità. Impatto scenico, proiezioni 3D e effetti speciali consegnano un'opera che è in continua evoluzione. Notevole il peso del corpo di ballo in scena, raffinata e vera la commozione in alcuni snodi centrali del viaggio del divin poeta attraverso inferno, purgatorio e paradiso. Ognuno dei personaggi racconta insieme le sue miserie, ma anche il suo amore. Feci la prima edizione e adesso mi sono ritrovata a lavorare in questo splendido rielaborazione, riadattamento di Andrea Ortis. Devo dire, sono strafelice perché ho scoperto altre cose da approfondire, oltre che personaggi completamente nuovi come quello di Francesca. Un fatto di cronaca diventa uno spunto per una poesia profonda e quindi il senso dell'amore e dell'attaccamento, dove però lei alla fine non si pente, perché la parola chiave effettivamente è la passione, cioè lei in qualche modo è fiera del fatto di aver provato questo sentimento. Di forte impatto le scene di Ulisse, di Catone e di Pier delle Vigne. Caronte rimane un simbolo dell'opera dantesca. Con Andrea Ortis, con il nostro regista, abbiamo lavorato tanto su un'umanità di tutti i personaggi per arrivare poi a un'altra dimensione. Quindi con il mio personaggio, per esempio, siamo partiti da un uomo in gabbia per poi arrivare a quello che si vede sul palcoscenico. Il regista Andrea Ortis ha fatto un lavoro eccellente nel consegnare ogni volta uno spettacolo che sorprende. Eccezionale il lavoro di una squadra di 50 persone, ma sul palco Ortis esalta le sue doti attoriali nel ruolo di Virgilio, compagno di viaggio di Dante, dal quale si congeda con una vibrante aria. I registri baritonali si trasformano in emozione pura. Salire senza me. Virgilio è una figura classica che ci viene spesso presentata come qualcuno che restituisce delle risposte sempre molto precise, sempre molto presenti, ma mi sono detto, poteva mai Virgilio rimanere distaccato da un uomo che invece è appassionato come Dante, sviene, soffre, piange? Beh, quando c'è il momento in cui Virgilio deve salutare il suo amico Dante, lo saluta come lo saluta un fratello, come lo saluta un tifoso, anche perché Dante nel suo percorso di sofferenza restituisce a Virgilio ciò che Virgilio non ha creduto in vita, cioè la passione. La Divina Commedia Opera Musical è in programmazione a Pescara fino a domenica al Teatro Massimo. E adesso la pagina dello sport, calcio di Serie B in primo piano. Domani a Udine alle ore 15 il Pescara affronterà il Pordenone. Sarà anche il debutto in panchina di Nicola Legrottaglie, che ha preso il posto del dimissionario Luciano Zauri. Dubbio modulo per l'allenatore biancazzurro, che ha approvato il 4-3-2-1 e il 3-5-2. Legrottaglie non ha svelato i suoi piani, ma dovrebbe affidarsi alla difesa 3 con Bettella, Drudi e Scognamiglio, mentre in attacco Bocic si candida ad una maglia da titolare. Nella conferenza pre-gara Legrottaglie racconta anche le emozioni che si sono susseguite a inizio settimana, quando la società gli ha affidato l'incarico di allenatore della prima squadra. Vediamo il servizio. In
ragazzi si sono messi a disposizione. Al di là di tutto devo ringraziarli perché abbiamo fatto 4-5 giorni di allenamento di entusiasmo. Ecco, sono entusiasta, ecco, da quello che abbiamo fatto. Ho cercato comunque in tutti i modi di dare più strumenti possibili a questi ragazzi, perché sono cosciente che in una settimana non puoi fare miracoli, ma poi dare più strumenti possibili per aiutare i ragazzi a dare il meglio e a tirare da loro fuori il meglio. Ho imparato nella vita, per esperienza, che tu devi sempre vivere preparandoti, cioè mentre vivi ti devi preparare. Oggi mi hanno dato il compito di allenare la prima squadra, adesso diventa la prima squadra il mio obiettivo, e quindi cercherò di dare me stesso, la mia esperienza, le mie competenze a questo gruppo, a questa società che mi ha dato fiducia. Quindi per me è fondamentale già il fatto che abbiano avuto stima di me, del mio lavoro, altrimenti non ti danno un'opportunità. Io mi sento un allenatore e mi sento l'allenatore del Pescara a Pordenone. Domani c'è una partita, Pordenone-Pescara, e io mi sento l'allenatore del Pescara. Tutto il resto non ti interessa? Non serve. Consigli anche allenatore, le figure tra Dio, non è un problema. No, non serve, se non mi cambia niente da quello che è il mio compito domani. Quello che serve nel calcio, nello sport, in uno sport di gruppo, entusiasmo, divertimento e soprattutto far appassionare gli altri. Quello che ho detto ai ragazzi, dobbiamo trovare il modo per accendere la fiamma che a volte si spegne, a volte si riaccende, ma per tenerla accesa abbiamo bisogno che noi tiriamo gli altri. Le cose cambiano se cambiamo noi, non se cambiano gli altri. Ho parlato di questo alla squadra, quindi io sono di quel principio lì. Troveremo una squadra che già diversi anni che gioca in quella maniera lì, e non è un caso che poi raggiungono dei risultati positivi, perché hanno un'idea chiara di come interpretare il gioco, interpretare le partite, e quindi noi dobbiamo stare molto attenti a non concedere e a non creare a loro dei vantaggi su quelle peculiarità che hanno, e quindi dobbiamo disinnescare un po' le loro armi. Ecco, abbiamo preparato la partita in questa maniera, pur essendo consapevoli che noi siamo bravi. Cioè, noi siamo bravi, e a me più che guardare gli altri vorrei guardare noi. Noi dobbiamo fare la nostra partita. Andiamo in casa degli avversari del Pescara, vigilia prepartita anche per il Pordenone. Tessera, un paio di dubbi per quanto concerne l'11 iniziale. Il tecnico neroverde dice di essere consapevole che il cambio in panchina determinerà una reazione nel Pescara, che sempre secondo Tessera è squadra di grande qualità. Vediamo il servizio. Deve essere un Pordenone importante quello di domani, poi avremo una squadra forte di fronte. Dobbiamo essere bravi veramente a dare il meglio di noi. Noi dobbiamo giocare come sempre la nostra partita, intensa, concentrata, fatta bene praticamente, e avere le motivazioni importanti come abbiamo avuto tutto questo campionato. Solo continuare sulla nostra strada, pensare solo noi stessi. Troveremo un Pescara di qualità, perché di qualità ne hanno tanta, e soprattutto davanti. Tanta qualità tecnica, tanti valori, e quindi noi dobbiamo pensare esclusivamente alle cose nostre. La consapevolezza della tua domanda, che ripeto, da parte degli avversari proveranno ad avere una reazione a queste situazioni, ma non mi sembra una squadra in difficoltà vista nelle partite che ho esaminato, nemmeno l'ultima che hanno perso in casa, anzi ho visto una squadra che ha avuto una grande reazione. Altro che una squadra di messa. Infermeria, abbiamo due giocatori fuori che sono non convocabili, sono Ciuria e Zanon. Ciuria ha ancora un problema dall'ultima di campionato con la Cremonese. Zanon invece ha avuto problemi in un dente nel giudizio, e quindi si sta prendendo antibiotici ed è bloccato, non è in grado di essere con noi. È stato fermo per 2-3 giorni, fino a ieri si è andato con la squadra regolarmente, Strizzolo. Prima aveva fatto un altro giorno, prima a parte, però ha recuperato bene, quindi è a disposizione. Avere le scelte, l'ho sempre detto, è la cosa migliore, perché
c'è stata sempre una buona rotazione, se vediamo la nostra rosa, hanno giocato abbastanza, insomma, un po' tutti, non c'è stata tutto e sarà così anche domani. Rientrerà il Micci sulla corsia sicuramente di destra, in mezzo al campo ancora un dubbio appunto su chi mettere tra trequartista interno, e davanti io lo stesso, visto che Luca sta bene, la possibilità, le scelte tra quale coppia mettere assieme. Adesso la Serie C, archiviata la terza vittoria consecutiva, il Teramo guarda già al match di domenica pomeriggio con la Cavese. Punto di forza della squadra di Tedino allo stato attuale sembra essere un reparto mediano di quantità e qualità in tutti gli interpreti, oltre alla straordinaria vena realizzativa di Bombaggi. Il successo col Catanzaro ha lanciato i biancorossi in classifica, ma dalla parte opposta ci saranno i campani che con la gestione di Campilongo sembrano aver cambiato marcia. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Il terzo successo consecutivo ha dato ulteriore slancio alla rincorsa in campionato del Teramo. In realtà quella biancorossa è una striscia che anche a metà del girone d'andata certificò il valore di alcuni interpreti dell'organico, parzialmente ridimensionato poi dagli scontri diretti con le big tra novembre e dicembre. Per molto tempo prima del blitz a Lentini con la sigula Leonzio del 12 gennaio si era parlato dell'ultimo successo maturato in campionato, quello col Bisceglie di inizio novembre, guarda caso, l'ultimo di quella sequenza di vittorie partita con la Paganese e che vide cadere sotto i colpi del diavolo anche Virtus Francavilla, primo successo esterno in stagione, Casertana e appunto i nerazzurri pugliesi, in attesa di capire cosa dirà il mercato, soprattutto davanti, dove per Martignago non si registrano affondi decisivi né verso nord, Feralpi Salò, né verso sud, Catania, che però vorrebbe Saraniti del Vicenza. Quello che pare chiaro è che per il momento Francesco Bombaggi è la certezza assoluta davanti, ma è il centrocampo l'arma in più per Tedino in questo frangente. Arrigoni sta tornando ai livelli per cui è stato acquistato, Viero ha dimostrato dinamismo e capacità sopra la media, ma sono Ilari e Santoro, le due mezze ali, i giocatori che stanno avendo un rendimento decisamente sopra media e che consentono al Teramo, come non era accaduto nel girone d'andata, di avere qualità e quantità nelle due fasi di gioco. Il Teramo sinceramente è una squadra rinnovata, quindi era plausibile che inizialmente ci fossero dei problemi perché la squadra è costruita nuova. Io penso che il Teramo potrà fare bene perché ha una società molto solida, il presidente è un grande entusiasmo, uno staff tecnico buono, i direttori sono bravi, quindi bisogna solamente aspettare e avere fiducia perché è gente di calcio che è capace di lavorare. Rispetto alla prima parte del campionato ho visto una squadra più in palla, con idee più chiare, sinceramente, insomma, speriamo che continui così perché insomma, ci vuole anche il tempo per gli allenatori per poter programmare, poter mettere su una squadra che abbia un'idea di gioco, no? Un Teramo cambiato dunque, che ha battuto e superato e messo ancor più nei guai un Catanzaro frastornato e che ha subito richiamato Auteri sulla panchina giallorossa. La parentesi Grassadonia non ha dato la sterzata sperata, come invece ha fatto Sasà Campilongo con la Cavese. I Blu Fonse, prossimi avversari del Teramo, dalla gestione Moriero a quella dell'ex Bomber sono decisamente trasformati, fino almeno al passo falso di mercoledì pomeriggio contro il Picerno. Gara insidiosa per il Diavolo che tra mercato e campionato può dare davvero un cambiamento deciso verso i vertici della classifica. Nostro adesso mettiamoci alle spalle questa partita, questa sconfitta che secondo me ci farà anche bene a tutti, cominciando da me, e andiamo avanti per la nostra strada, che il nostro obiettivo è sempre quello della salvezza. Io non cerco altro, non l'ho mai detto e non l'ho mai pensato. Prima arriviamo a 40-42 punti e poi si ragionano su altri discorsi. Certamente se facciamo delle partite, delle prestazioni che abbiamo fatto oggi così, facciamo un po' fatico, parliamo di altro infatti. Il discorso che credo che domenica col Teramo sia una partita che noi dobbiamo affrontarla con la giusta determinazione, con la giusta umiltà, con la cattiveria che fino adesso ci ha portato a 28 punti e ci ha portato a 2 vittorie consecutive. È tutto per questo appuntamento con il TG6, grazie per essere stati con noi, se volete trovate on demand i nostri servizi sul canale YouTube e sul sito www.tv6.it. Vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.